Ah, scusate, avevo dimenticato, professor Fagioli, scusate un momento solo, è entrato il dottor Grilli, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, il dottore che avrebbe dovuto tenere la relazione che ora, cioè che prima è stata tenuta dalla dottoressa Nicoli. E poi era entrata anche prima la presidente Milena Naldi del quartiere San Vitale, è dovuta andare via. Mi dispiace che non l'ho menzionata quando lei era presente. Ora do la parola al professor Fagioli che... Sono io. Ah, scusa. Ma perché non facciamo le domande a tutti, cioè nel senso che vengono loro qui in modo tale che chiudiamo alla fine con le domande? Cioè ora il pubblico dovrebbe porre delle questioni, poi i rappresentanti istituzionali alla fine raccolgono le osservazioni, le richieste dal pubblico e saranno poi loro a chiudere. Ecco a lei, professor. Non cominciamo mica a porre dei limiti al pubblico adesso, eh? Ecco, altrimenti, volevo ben dire che veramente cominciamo dall'alto, come si fa? Senza barriere. Guardate, quando uno partecipa a un dibattito, ascolta un dibattito di questo genere, che è uscito molto bene, molto interessante, è evidente che il dibattito, se è riuscito, stimola tutta una serie di osservazioni e considerazioni. Allora, io ne sollevo alcune che derivano dal dibattito. La prevenzione. Prevenzione importante, senz'altro, però la prevenzione serve a mantenere la salute a quelli che ce l'hanno. Non è vero che dia un contributo più di tanto allo sviluppo della salute. Cioè, se noi vediamo lo sviluppo non in termini economici, ma sviluppo inteso come miglioramento della qualità della vita, dell'esistenza, eccetera, gli elementi sono tanti, tra cui anche la prevenzione, ma ce ne sono gli altri. Con questo non voglio sminuire la prevenzione. Io professionalmente ho fatto il medico di prevenzione per più di 40 anni, figuriamoci, però ricordate che la prevenzione bisogna mantenerla e cercare di svilupparla, mentre viceversa adesso la prevenzione sta crollando, non ci sono più risorse, non ci sono più operatori, ma soprattutto la prevenzione ha bisogno di medici, ma anche di altri, perché ce la fanno solo i medici falliscono. Seconda considerazione. Io ho già sentito Cavicchi, allora dei medici, circa un anno fa, se non sbaglio, che sosteneva la necessità di cambiare le aziende sanitarie o comunque le strutture sanitarie attuali. Allora, in quell'occasione, uno dei motivi critici, una delle criticità che maggiormente veniva evidenziata era il contrasto fra i tecnici medici e i tecnici amministrativi. Cioè un contrasto fra due forze che tendevano a prevalere l'una sulle altre. Allora guardate, questo contrasto c'è stato sempre in realtà, soprattutto nella sanità. Un relatore lo diceva, anche se si sono alternate queste dominanze, perché quando c'è stata la prima legge italiana sulla sanità pubblica nel 1868, il ministro della fece si chiamava Crispi. Ma il tecnico era Pagliani, ed era un medico dell'Università di Torino. Da questa fase tecnica si è passata a una fase tipicamente amministrativa. Col testo unico della legge sanitaria del 34 in poi ha prevalso i ragionieri, sono prevalsi indubbiamente. Quando c'è stata la legge di riforma sanitaria del 78, che è la legge che bisogna riscoprire perché contiene ancora dei principi importanti, fondamentali e validi tutt'altro, con quella legge lì si tentò di conciliare l'esistenza contemporaneamente, perché entrambe le componenti erano necessarie, della componente tecnico-sanitaria e tecnico-amministrativa. In realtà non ci si è riusciti e in questi ultimi tempi, anzi, i contrasti fra le due parti si sono accentuati. Allora, il cambiamento. Io ho fatto per il cambiamento, come sempre, faccio spesso delle proposte poco scontate, perché sono proposte che hanno delle implicazioni essenzialmente politiche, e siccome io non faccio politica, benché io ritenga che è difficile nell'ambito della sanità scindere nettamente tecnica da politica, comunque non sono considerato uno che possa avere spazio e voce nell'ambito politico, quindi praticamente sono ascoltato. La proposta è quella che, mi sembra di aver capito anche da quello che dicevi tu, Cavicchi, bisogna che
gli organi di governo locale, i comuni si riappropriano della politica della salute collettiva. È il punto fondamentale. Quando c'è stata la legge, il decreto del 92, i comuni sono stati completamente esautorati da questo. Mara, tu lo sai che i comuni non hanno neanche voce su uno dei problemi principali, che è la tutela della salute nell'ambiente di lavoro? I servizi di igiene e sicurezza nell'ambiente di lavoro, che sono gestiti dalle unità sanitarie locali, hanno due interlocutori. Uno è la regione, perché appartengono alle aziende USM. L'altro interlocutore non è il comune ha nessuna possibilità di intervenire. L'altro interlocutore unico, sapete chi è? La magistratura. Questa è la realtà. Allora, i comuni si devono riappropriare di questo. E un modo per appropriarsi, ci sono due vie. Una tipicamente politica. Bisogna che i comuni siano attribuite le funzioni amministrative in materia sanitaria. Ciò vuol dire quelle funzioni che oggi svolge la Regione. La Regione manterrà le sue, senz'altro, funzioni legislative, le funzioni di indirizzo, di controllo, quello che volete, ma le funzioni amministrative devono essere passate ai comuni. È la stessa cosa che ha fatto la Regione, per esempio, con le funzioni amministrative in materia ambientale, che le ha trasferite alle province. Adesso le province debbono sparire, prima o poi, almeno io mi auguro, e conseguentemente c'è la possibilità nell'ambito dei comuni di riunire due componenti importanti sul piano amministrativo, che sono il funzionamento in materia ambientale e in materia di salute. Questa è la visione politica del futuro. L'altro modo, sempre per i comuni, è quello di promuovere e gestire, organizzare e gestire la partecipazione. La partecipazione, attraverso l'informazione e la comunicazione, non può essere qualcosa di inventato, lasciato se stesso alla fantasia. Deve essere prevista, promossa, organizzata. Ci sono alcuni comuni, l'ho proposto io, però non i grossi comuni non mi ascoltano, ma qualche piccolo comune ogni tanto mi ascolta, che hanno fatto un regolamento, hanno adottato un vero e proprio regolamento sulla partecipazione, dove si stabilisce i modi, le forme, le componenti e così via. Questo è un elemento importante. D'altra parte, Macacaro, ho conosciuto Macacaro, tu lo sai che ha scritto un famoso articolo, l'unità sanitaria locale come sistema, e lì c'è scritto: la partecipazione non è ma diventa, e lo diventa non per decreto ma per forza di esercizio. Queste sono le parole testuali. Quindi la partecipazione è questa e deve essere praticamente promosse. Gli enti locali, secondo me, sono il futuro per risolvere questi nostri problemi, però bisogna che di questo se ne impossessi fondamentalmente la politica. Bisogna che la politica, che io non intendo assolutamente dire che la politica non ci deve essere, che è una cosa brutta, eccetera eccetera, la politica ci deve essere, deve avere un ruolo, e non può mancare un ruolo forte della politica in una materia così importante e fondamentale come la salute pubblica. Vi ringrazio e mi scuso se vi ho fatto per un po' di tempo. Grazie moltissimo, professor Fagioli. Allora, un articolo dell'unità sanitaria locale è stato scritto anche dal professor Cavicchi, che chi ha la carpettina se lo trova all'interno. E altri desiderano intervenire? No? Sì? Bene. Professore Nauna. Nel 92, quel famoso decreto legislativo 502 del 92, no? Famoso, secondo me famigerato, aveva impostato due cose fra loro antitetiche: da un lato l'azienda e dall'altro quella che era l'articolo 14, che prevedeva effettivamente la partecipazione dei cittadini, la qualità dal lato dei cittadini. Le cose erano fra loro antitetiche. Io personalmente ero chiaramente schierato contro l'azienda, sono sempre stato schierato contro l'azienda, adesso vedo che tanti altri vengono dalla mia, no? E invece le aziende continuano a farsi nei servizi pubblici, addirittura facendole nella scuola, addirittura nelle ASP, le aziende servizi alla persona, cioè le vecchie opere pie stanno diventando aziende anche loro, e qualcuno è già diventato azienda. Ora, io sono economista come mestiere, quindi non vorrei che mi si venisse a insegnare cos'è l'azienda, ecco,
l'azienda, soprattutto l'azienda così come era pensata da De Lorenzo, perché il 502 l'ha fatto De Lorenzo. Era quel santuomo, sì, esatto. E De Lorenzo aveva un'idea di azienda che era un'azienda tipicamente liberale, cioè l'azienda in concorrenza con altre aziende sul mercato. Questa era la sua idea. E la sua idea era quella di rendere autonomo dalla politica e dalla partecipazione dei comuni l'unità sanitaria locale, che era quella del 78 che avevamo fatto noi ai suoi tempi. Non è solo un problema di nomi, no, lui ha mandato i commissari, dei commissari regionali, a dirigere le unità sanitarie locali che ha chiamato azienda. In questo era logica la sua ideologia. Personalmente è contraria alla mia, ma devo ammettere che aveva un significato, una sua coerenza. Noi invece abbiamo puntato tutto con il professor Digò e tanti altri che vedo qui, no? E a fare la partecipazione sulla qualità, la qualità da parte degli utenti. E l'articolo 10, che invece era il contentino dato alla stirpe di Macacaro, no? Che ci teneva molto a fare una verifica sull'efficacia dalla parte dei tecnici. Quindi articolo 10, articolo 14 dava un contentino a noi, dall'altra dava la botta che poi all'istanza ha portato quello che ha portato, che era l'azienda. Infatti oggi si parla di partecipazione soprattutto per dire la partecipazione economica degli utenti alle spese in sanità. Questa è la partecipazione di cui oggi sentiamo parlare di più. Noi che cos'è che abbiamo fatto nel 92? Proprio nello stesso anno, i comitati consultivi misti. A distanza di tanti anni, ormai a distanza di quasi 20 anni, devo dire che dopo essermi tanto impegnato mi ci ritrovo sempre peggio, perché questi comitati consultivi non trovano dall'altra parte chi li ascolta. Ma era ovvio che fosse così, doveva essere così, così come il direttore generale non deve ascoltare più di tanto i sindaci, perché lui è il commissario mandato dal governo regionale e ascolta moltissimo quelle che sono le direttive di risparmiare, tagliare, perché è sulla base di quello che viene giudicato ed eventualmente confermato o non confermato. Quindi come lui non doveva sentire i sindaci prima, che avevano fatto spendere troppo, in effetti il decennio 68-78 è stato una fortissima botta all'inflazione prima e poi al debito pubblico che era iniziato a volare negli anni 72-73, la crisi fiscale dello Stato. Quindi è da allora, no, che si parte, non è da oggi, non è da mo', mi dicono alcune. Questo volevo dire per significare come queste due, questi semi messi dal decreto legislativo 502 hanno portato i loro frutti, e purtroppo oggi, in un periodo in cui si va a dare la prevalenza al problema del finanziamento, al problema dei tagli, al problema di starci dentro, è ovvio, è banale, è naturale direi, che l'articolo 10 e anche l'articolo 14, ma anche l'articolo 10, vengono messi in secondo. Cioè, qui bisogna risparmiare. Questo è. Per cui alla fine, se noi diamo troppa partecipazione, se noi facciamo conoscere troppo ai cittadini che ci sono per esempio dei punti di eccellenza all'interno del servizio sanitario, c'è il rischio che questi cittadini vogliano andare tutti lì, è stato detto. Ma è il rischio naturale, ma il problema non è quello, non è un rischio, è qualcosa che dovrebbe proprio avvenire. E che dovrebbe pertanto sollecitare che in mano il governo della sanità fare in modo che gli altri punti che non sono eccellenze, che talvolta sono arretrati, si adeguino. Dopodiché è chiaro, questo punto di fatti e fatterelli e aneddoti ne avrei 100.001, si arriva addirittura a negare il diritto alla diagnosi. Quando la diagnosi ti darebbe diritto ad avere un trattamento, vedersi ad esempio il progetto regionale integrazione autismo, che dovrebbe dar diritto a 5 ore alla settimana di trattamento, questa non viene fatta. Cioè gli operatori prendono il sopravvento sul pubblico, tra virgolette, che saremo noi, e anche sui politici. Perché i politici in un momento di magra come questo sono ben contenti di mollare, no, le redini a
quelli che sono i dirigenti operatori. Ecco, in questa situazione ci troviamo oggi, è veramente drammatico. Grazie comunque, grazie alla dottoressa Bellotti che ha convocato questo incontro, chiamando tanti nostri amici e chiamando anche tanti e tante persone, perché per parlare di questi problemi non è facile chiamare. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo, no, di ringraziare quelli che sono qui venuti. Grazie.